Immagino che stiate tutti bene adesso, dopo che abbiamo pregato, il Signore ha toccato le nostre vite, anche fisiche. Siamo tutti bene, felici di essere in questo posto. È il posto migliore in questo momento. Avete visto quanto è buono il Signore? Dobbiamo darci a scoprire la bontà di Dio in tutte le sue manifestazioni. La guarigione è una manifestazione della bontà di Dio, né più né meno che la salvezza, l'aiuto, la liberazione, la prosperità. Sono tutte manifestazioni della bontà di Dio e mi piace vederle. Mi piace vederle in manifestazione anche quando siamo tutti insieme. Noi possiamo vivere la bontà di Dio nella nostra vita privata, ma la possiamo vivere anche nella vita pubblica. E a me piace tanto viverla nella vita pubblica, perché si vede proprio la gloria in manifestazione, come si muove, come raggiunge profondamente il bisogno di ogni persona e come non si ferma all'apparenza, ma entra alla radice del bisogno per poterlo risolvere. Amen. Questo è il nostro Signore. Bene, voglio entrare subito nel messaggio. Vediamo se vi ricordate su che cosa stiamo predicando da 4 domeniche, cioè un mese. Sul? Esattamente su che cosa? Sul Padre, punto. Come vedete, abbiamo deciso di predicare sul Padre nostro, ma non ci siamo ancora mossi dal Padre. E ancora oggi non riesco a muovermi dal Padre. Ho provato, ho detto vado avanti, ci sono tante cose da dire sul Padre nostro per imparare a pregare, non ci sono riuscito. E oggi chiedo non l'80% della vostra attenzione, ma il 100%, perché oggi studieremo molto profondamente alcuni passaggi riguardo alla nostra relazione col Padre, Dio come Padre. E non potrei insegnarvi queste cose se non avessi messo delle fondamenta. Quindi vuol dire che se una persona prenderà l'insegnamento di oggi e cercherà di comprenderlo, potrebbe travisarlo. Perché? Perché il messaggio di oggi è stato costruito e posto su delle fondamenta. Quindi vuol dire che prima di poter comprendere la rivelazione del messaggio di oggi, dobbiamo avere la base dei 3 messaggi che sono stati già impartiti riguardo al Padre nostro. Vi ricordo che il primo messaggio aveva a che fare col pregate in questa maniera. Quindi Gesù dice pregate in questo modo e questo vuol dire che non bisogna pregare nell'altro modo. Quindi c'è un modo efficace e c'è un modo che è poco efficace o meno efficace o addirittura inefficace. E abbiamo mostrato che se noi preghiamo solo per metterci in mostra, questo è un metodo inefficace che non produce risultati. Tu puoi fare una bella preghiera a tutti. E tutte le persone possono dire, ma come preghi bene, ma alla fine non ottenere nulla. A che ti serve? Ed è l'attitudine sbagliata. Poi siamo andati avanti e abbiamo visto che non è giusto presentarsi a Dio come padre con un elenco di peccati. Quindi se io voglio pregare, non vado a Dio a scaricare tutti i miei peccati per poi pregare bene, perché l'adorazione si rivolge direttamente al Padre. Il peccato è un problema seguente, ma l'adorazione è noi che ci rivolgiamo a papà, senza elencargli tutte le colpe e i misfatti che hai avuto durante la giornata o durante la settimana. Chiaro? La terza cosa che abbiamo visto insieme è come impostare un dialogo con papà nel cielo
e le cose che ci impediscono dall'ascoltare la voce di un papà dal cielo. Amen. Ok. In base a tutto questo, posso andare avanti oggi con l'insegnamento che voglio condividere con voi, sempre sul Padre nostro. Quindi Padre nostro, e ci fermiamo ancora lì. Le prossime domeniche cercheremo di vedere insieme che cosa vuol dire il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta e così di seguito. Ma è così importante comprendere come Dio vuole essere trattato da te e da me, come un padre. Ed è una cosa così importante per lui che non ci sta permettendo di uscire da questo soggetto. Voglio, non ci riesco. Quindi diventa importante capire che Dio vuole essere trattato da papà. Per quale motivo? Iniziamo con la prima scrittura, Romani 8, versetto 15. L'Apostolo Paolo scrive questo ai Romani. Infatti voi non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Quindi non abbiamo ricevuto, abbiamo ricevuto. Cosa non abbiamo e cosa abbiamo fa la differenza. Cosa non abbiamo? Ricevuto uno spirito di? Quindi non siamo schiavi. Quindi non sono obbligato a servire Dio, non sono obbligato a venire in chiesa, non sono obbligato a dare la decima, non sono obbligato a fare le pulizie, non sono obbligato a venire alle prove musicali, non sono obbligato a venire sabato a fare la pulizia del fosso. Non siete obbligati, perché non siamo schiavi. Fate un bel sorriso. Non siamo schiavi. Non abbiamo ricevuto uno spirito di schiavitù, ma abbiamo ricevuto uno spirito di adozione. Perché dunque faccio le pulizie? Perché vengo alle prove? Perché lavo i pavimenti, pulisco i bagni e verrò sabato a pulire il fosso? Perché amo mio Padre che è Dio. Non perché sono schiavo, ma perché sono libero le faccio queste cose. E se le faccio da libero, le faccio con la motivazione del cuore giusta. Le faccio perché amo Dio, le faccio perché mi piace lavorare per Lui, mi piace avere Lui come papà e anche come datore di lavoro, mi piace gioire nella Sua presenza quando prego, quando pulisco, quando lavoro, quando salto, quando ballo, quando gioco. Non ha importanza, è la mia relazione con mio Padre, Padre nostro. È la nostra relazione col Padre, non è una schiavitù. Non puoi vivere i servizi in chiesa come schiavitù. E non sempre il pastore ti chiederà di fare le cose che a te piacciono. Perché il problema nasce da questo. A lui piace cantare e io gli dico, dai, vieni a cantare. Lui è tutto felice, però se gli dico, vieni a pulire i pavimenti della chiesa, si arrabbia. Non lui, è un esempio che sto facendo, chiaramente. Non sempre il papà ci chiede di fare le cose che a noi piacciono. Se volete vedere la reazione di mio figlio, gli dico, oh bravo, perché non vai oggi a suonare tutto felice? Gli dico di buttare l'immondizia, ma proprio oggi. Cosa cambia? È sempre il papà che parla, la relazione è la stessa, però una cosa gli piace farla, un'altra cosa non gli piace farla, però la deve fare. Questo lo rende schiavo o lo rende ancora figlio? Lui non dice papà, sei uno schiavista. Provaci, poi vedi. Non lo dice perché sa
che non è questa l'attitudine del papà. Non è l'attitudine del tuo cuore e non è nemmeno l'attitudine del cuore di Dio farci fare delle cose. Il bello di farle insieme è vivere la squadra, vivere la gioia, vincere il campionato. Cioè, quando ci troveremo... Allora, innanzitutto mia moglie ha detto i maschi. Bene. Allora io dico questo. Tutti gli uomini di preghiera che vengono agli incontri di preghiera, sabato saranno a pulire il fosso. Pensa che gli uomini di preghiera, solitamente, noi abbiamo circa 40 persone in media. Quindi 40 persone vuol dire che in 2 ore finiamo tutto il lavoro. Risolto il problema. È così. Finito il lavoro, la squadra gioirà insieme. Ed è bello vedere come si vince il campionato. Si conquista un fosso? Gloria a Dio, gioiremo per la pulizia di quel fosso. Dicevo che se finite prima vi daremo qualcos'altro. Se finite prima vi daremo qualcos'altro da fare. Non lo so, perché il fosso sembra semplice parlare di fosso, ma è pieno di dettagli e io lo so. Quindi finire di mettere a posto tutti i dettagli, cioè pulire il fosso non è difficile, mettere a posto tutti i dettagli che richiede tempo, sono piccole cose, sono importanti. Però questo, vi sto dicendo questo, per capire che da questa scrittura la nostra relazione con Dio non deve essere di uno spirito di schiavitù. Voi non dovete vivere la Chiesa perché siete obbligati a venire in Chiesa, ma perché amate venire in Chiesa. Amate stare con me, amate stare con i vostri fratelli, amate lodare Dio insieme. Questa deve essere l'attitudine giusta. Non uno spirito di schiavitù, ma... avete ricevuto qualcosa, che cosa? Lo spirito di adozione. E mi ricordo che in un momento un po' particolare, sto parlando non più di un anno fa, particolare alla mia vita, ho ricevuto una scrittura, una parola nel mio spirito, Dio mi ha parlato, nel quale mi ha detto: tu sei il mio amato figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. E voi sapete che questa è una frase che Dio ha dato dal cielo direttamente a suo figlio Gesù. Ora qualcuno potrebbe dire: pastore, tu stai bestemmiando dicendo questa cosa, perché Dio Padre l'ha detta a Gesù. Ed è vero in parte, ma nel momento in cui io sono entrato a far parte della famiglia di Dio, a questo punto questa scrittura io l'ho ricevuta per me, come per rivelazione. Dio mi ha detto: angelo, tu sei il mio amato figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Wow! È un conto sapere che sta scritta per Gesù, un conto sapere che sta scritta e quindi la possiamo fare nostra, un conto è sentire la voce di Dio che ti dice questo a te personalmente. Ed è questo il rapporto che io ho avuto con Dio. In quel momento, quando Lui mi ha detto: tu sei il mio amato figliuolo, Lui stava dicendo: io sono tuo papà e io stavo vivendo una situazione particolare. Lui mi ha detto: io sono il tuo papà e mi sono compiaciuto in te. Sapete che cosa vuol dire compiaciuto? Sono soddisfatto di te. Soddisfatto. Quindi quando preghiamo Padre nostro, noi dobbiamo sapere che dobbiamo andare con l'attitudine giusta, sapendo che Dio è soddisfatto di noi al di là dell'elenco dei peccati che gli puoi portare. Dio è soddisfatto di te. E oggi vi voglio spiegare proprio questo. Come può essere Dio soddisfatto di te nonostante tutti gli errori che commetti? Buona domanda. Allora, Prima Giovanni capitolo 3, versetto 9. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Da questo riconosceranno i figli di Dio e i figli del diavolo. Da questo
Da questa scrittura che abbiamo appena letto, riconosceranno la differenza che c'è fra i figli di Dio e i figli del diavolo. Quindi vedete che Dio ha dei figli, ma anche il diavolo ha dei figli. Chi sono i figli del diavolo? I non credenti. Ogni non credente che vive nel peccato e ha una natura di peccato è figlio del diavolo, ma non lo sa. È una creatura di Dio? Sì, ma è figlio del diavolo. Perché? Perché non è ancora salvato e non è entrato a far parte della famiglia di Dio. Perché la famiglia si sceglie. Adamo ed Eva hanno scelto di peccare e per questi sono entrati sotto la schiavitù del peccato, fra le mani di Satana, nella famiglia di Satana. E come conseguenza tutti coloro che vengono generati in Adamo fanno parte della famiglia di Satana. E questo è il motivo per cui se uno muore nel peccato se ne va all'inferno. Ma tutti coloro che nascono nella famiglia di Dio e possono chiamare Dio papà, hanno una nuova natura. Quindi non solo non sono più schiavi, ma non sono nemmeno sotto condanna. Ora rileggiamo questa scrittura in 1 Giovanni capitolo 3, versetto 9. Chiunque è nato da Dio non commette peccato. Com'è possibile, secondo voi? E rifletteremo oggi su questo. Voi siete nati da Dio? Avete peccato oggi? Chi è che ha peccato oggi? Qualcuno sì, qualcuno no. Chi ieri? Però qui la scrittura dice che chi è nato da Dio non commette peccato. Non commette peccato. E allora se tu commetti peccato sei nato da Dio, sì o no? Il problema non è questa domanda. Perché a questa domanda Dio ha già risposto, chi è nato da Dio non commette peccato. E allora se noi commettiamo peccato, che cosa sta succedendo? Pastore, me lo spieghi? Grazie per avermelo chiesto. E adesso ve lo spiego. E cercherò di spiegarvelo nel modo più semplice. Vediamo se ci riesco in questo modo. Allora, questo è la natura di peccato di un uomo. L'uomo è fatto di tre parti: ha uno spirito, ha un'anima e ha un corpo. Vedete tutti? Vedete adesso? Grazie Fabio. Adesso lo vedete? Perché se non lo vedete adesso cambiate chiesa. Scherzo. Allora l'uomo è stato creato da Dio, dice l'Apostolo Paolo in Tessalonicesi, di tre parti: spirito, anima e corpo. Quindi noi abbiamo uno spirito con la quale abbiamo l'identità con Dio, abbiamo un'anima che è la nostra mente, la volontà, le emozioni. Tutto questo vive in una carrozzeria chiamato corpo. Quindi la carrozzeria non è il motore e non è l'impianto elettrico. Motore, motore, impianto elettrico, carrozzeria, carrozzeria, per quanto riguarda una macchina. Per quanto riguarda la costituzione dell'uomo, lo spirito è una cosa, l'anima è un'altra, il corpo è un'altra. Ma nel momento in cui la scrittura dice che senza Dio, non facendo parte della famiglia di Dio, noi siamo figli del diavolo, stiamo dicendo semplicemente che il nostro spirito, la nostra anima, il nostro corpo sono pieni di peccato. Tutto la nostra vita è rovinata dalla natura di peccato. Il nostro spirito, la nostra anima e il nostro corpo sono
pieni di peccato. Così eravamo senza Dio, nel nostro spirito, nella nostra anima, nel nostro corpo. Cosa è successo? Quando siamo entrati a far parte della famiglia di Dio e abbiamo iniziato a chiamare il nostro Dio papà, esattamente, aspetta che dal cielo ci stanno dicendo qualcosa, chi è che sta ricevendo una telefonata dal cielo? Eh? Non riesco a... le unghie, eccole qua. Adesso vi mostro quello che è avvenuto nel momento invece della nuova nascita. Nasciamo di nuovo e il sangue di Gesù ci ha letteralmente purificati. Ed ecco quello che è avvenuto. Nasci di nuovo, il sangue di Gesù ti purifica dalla natura di peccato e da ogni peccato. Quindi il tuo spirito viene imbiancato, la tua anima e il tuo corpo vengono imbiancati. Quindi non c'è più tutto ciò che era peccato nella tua vita, è stato totalmente imbiancato. Torniamo nella scrittura. Chiunque è nato da Dio non commette il peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Non può peccare, però noi pecchiamo. Una volta, mesi fa, ho cercato di spiegare questo episodio mediante una similitudine, un esempio, e vi ho parlato dell'ascensore. Considerate la vita di un uomo come un ascensore. L'ascensore, molte volte, quando entrate nell'ascensore dei palazzi, trovate delle cicche di sigarette spente per terra, trovate dei graffiti sulle pareti, trovate puzza di fumo, di vecchio, di muffa in questi ambienti. Ma il motore dell'ascensore è integro. Stiamo dicendo che lo sporco cade sul pavimento oppure disegni le pareti dell'ascensore. Il motore resta integro. Amen. Prendiamo questo esempio e portiamolo nella vita spirituale dell'uomo, spirito, anima e corpo. Stiamo dicendo che nel motore dell'ascensore non può entrare la sigaretta sporca, non può entrare la puzza di fumo e nemmeno uno può disegnare i graffiti sulle pareti del motore, ma le può fare sulla cabina dell'ascensore. A questo punto stiamo dicendo, quando la Bibbia afferma che l'uomo di Dio non può peccare, stiamo dicendo che il peccato non può entrare nel motore dell'uomo, che è il suo spirito, ma può entrare nella sua anima e nel suo corpo. Ecco perché la Bibbia dice che l'uomo di Dio non pecca. Non sta dicendo che non può non peccare, sta dicendo che il peccato non entra nello spirito, ma può entrare nel corpo e nell'anima. In che modo? Ogni volta che io penso qualcosa di contrario alla parola di Dio, io pecco. La Bibbia dice anche che chi sa fare il bene non lo fa, commette peccato, siete d'accordo? Quindi non stiamo dicendo che se io sono un adultero, vado a rubare, sono un ladro, sono un tossicodipendente o un alcolizzato, sto peccando, perché tutti quei grossi peccati li conosciamo tutti e diciamo io non li faccio. Però la Bibbia dice che se sai fare il bene, cioè se sabato mattina tu sei libero e non stai lavorando e tu sai che noi siamo qui a lavorare sul fosso e non vieni, tu stai peccando. Questo sto dicendo. Ma io non pensavo che... Sì, se sei nella posizione di fare il bene e scegli di non farlo, tu pecchi. A questo punto molte volte ci troviamo a peccare ed ecco la conseguenza. La parola di Dio dice che l'uomo di Dio, nato di nuovo, non pecca. Perché? Perché il peccato, come sporcizia, non può entrare nel motore, però può entrare dove? Qui dentro.
E ogni volta che io penso male, poi mi comporto male, stiamo dicendo che non qui, ma qui dentro la mia anima inizia a pensare male, quindi ho una volontà di dormire, non andare ad aiutare gli altri, il mio corpo si connette con la mia volontà sbagliata ed ecco che la mia anima e il mio corpo iniziano ad avere in sé il peccato. Ci siete fino qua? Attenzione, perché adesso diventa molto importante. La Bibbia non solo dice che l'uomo non pecca, e lo voglio rileggere, la voglio rileggere questa scrittura perché è molto importante. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. E abbiamo dimostrato che è vero quello che la Bibbia dice. In effetti l'uomo di Dio non può peccare. Perché? Perché il peccato non entra nello spirito, però entra nell'anima, entra nel corpo. Ci siete fino qua? L'anima e il corpo si connettono insieme. Dove entra a questo punto prima Giovanni, quando la Bibbia dice che noi dobbiamo confessare i nostri peccati? Alcuni dicono non è giusto confessare i peccati perché non si confessano più, altri dicono bisogna sempre confessarli. Qual è la differenza? La differenza è proprio questa, state molto attenti. Quando ero in questa condizione spirituale, io non potevo confessare a Dio tutti i miei peccati. Per quale motivo? Perché se pensavo di essere salvato chiedendo perdono a Dio a tutti i peccati e me ne dimenticavo uno solo, non sarei stato perdonato da quello e quindi non sarei stato salvato. Chiaro? Quindi all'inizio, quando sono andato a Dio, ho detto, Signore, perdonami, ho fatto questo e questo. Poi ho detto, caspita, e tutte le altre cose che ho fatto e non mi ricordo, come faccio a chiedergli di perdonarmene? E allora ho detto, Signore, perdonami tutto. E lui l'ha fatto. In effetti, ecco quello che è nato. Da questo mi ha trasformato in questo, anche se non mi ricordavo gli errori. Ma adesso sono credente e la Bibbia dice che io non pecco. Ma io peco lo stesso. Allora, o la Bibbia è sbagliata, o io non ho capito niente, oppure c'è qualcosa da capire oggi. Allora, stiamo dicendo che il nostro spirito non può peccare perché è stato sigillato dallo Spirito Santo. Di conseguenza, lo sporco non può entrare nel motore, ma entrerà sicuramente nel pavimento dell'ascensore, quindi nell'anima, oppure qualcuno farà i graffiti nella cabina, cioè nel corpo. Sporcherà il corpo. Perché ogni volta che tu pensi in maniera sbagliata, agisci in maniera sbagliata, hai fatto esattamente quello che ti ho appena detto. Amen. Ora, se è impossibile, quando siamo in una natura di peccato, chiedere a Dio di perdonarci ogni peccato perché non ce lo ricordiamo, è vero anche che quando nasciamo di nuovo, tutto quello che fai te lo ricordi. Perché te lo ricordi? Per il semplice fatto che non ne hai più tanti. Se fai una cosa sbagliata, te la ricordi. Se ne fai 10.000, può anche darsi che fra le 10.000 ne confessi 9.999 e una te la dimentichi. Ma se ne fai una, quell'una te la ricordi. Ecco che una volta che siamo stati imbiancati e io mi ricordo e so che questa cosa l'ho fatta io, questo è ciò che mi riporta a Dio per chiedergli perdono. Ora, il perdono non glielo sto chiedendo perché la mia natura è di peccato e quindi ho perso la salvezza perché ho peccato. La salvezza ce l'hai ancora perché il tuo spirito è integro. Che cosa è avvenuto? Che hai sporcato il pavimento e hai sporcato la cabina. Quindi di conseguenza vai a Dio sapendo che Lui ti ha già perdonato tutti i peccati passati, presenti e futuri. Amen. Però è vero anche che siccome non mi piace andare alla presenza di Dio sapendo che fra me e Lui c'è qualcosa che mi dà fastidio, cerco di toglierla. Cerco di toglierla. Cerco di lasciarla. Cerco di tornare ad avere l'attitudine giusta per godere al meglio e al massimo il suo amore. E la differenza è, un conto è quando papà
si accorge dell'errore del figlio e lo becca. Un conto è quando il figlio non aspetti che il papà lo becca e va da lui e gli dice: ho sbagliato. Magari il figlio ha fumato una sigaretta, 12 anni, fumi la sigaretta, è sbagliato. Magari hai bevuto un whisky, gli amici te l'hanno offerto, hai 12 anni, 13 anni, hai sbagliato. Non aspetti che io vengo lì, tu hai bevuto e fumato. No, sei tu a venire da me a dire: papà, ho sbagliato. Non sei stato beccato, sei tu che sei venuto da me. Molte volte come pastore io mi comporto così con voi come credenti, esattamente come si comporta con Dio con me. Io molte volte aspetto di agire nella vostra vita perché aspetto che siate voi a dirmi in che cosa avete sbagliato. Sapete perché? Perché io lo so già che tu hai sbagliato. Come pastore io so già gli errori che avete commesso. Non sempre, ma molte volte mi vengono riferiti. Quindi lo so già, ma sono paziente. Non aspetto di venire io da te per dirti ti ho beccato, perché non è l'attitudine giusta di un padre. L'attitudine di un padre è che aspetta il figlio che venga a dire ho sbagliato. Ci siete? E io cerco di comportarmi in questo modo perché il problema del peccato non è con Dio, ma le conseguenze del mio errore che se bevo mi posso rovinare, posso ubriacarmi, posso andare a sbattere in bicicletta, in moto, in macchina, non lo so. Ma non aspetto di essere beccato. Quando me ne accorgo, cerco di andare da papà a dire ho sbagliato. Ed ecco che questa è l'attitudine giusta per sentirsi a posto con Dio. Non tanto perdonati, perché tu sai che la redenzione è eterna. Quindi nella redenzione eterna tu sai che Gesù ha pagato il prezzo passato, presente e futuro per i tuoi peccati, ma non ti senti a posto e vuoi sentirti a posto con Lui. Per sentirti a posto è l'unico modo per mettere a tacere colui che ti accusa, cioè l'avversario, cioè il diavolo, e dire, andare da papà e dire ho sbagliato. E quando tu vai da papà e dici che ho sbagliato, la prima cosa che tuo papà ti dirà: non ti preoccupare, lo sapevo, sei già stato perdonato. Guardate che un messaggio come questo può essere molto travisato se non è stata costruita la relazione fra Dio come papà e me come bambino, come figlio di Dio. Ma è questo che voglio trasmettervi, che Dio non è nella posizione di incolparti e accusarti, perché se sbagliamo il modo di conoscere Dio e lo vediamo solo come Dio seduto sul trono, pronto a giudicare, ma non vediamo che su quel trono è seduto mio papà, io da lui mi aspetto giudizio, condanna, sensi di colpa. Ma se lo vedo sul trono come papà, io mi aspetto grazia, misericordia, perdono, sempre. Perché? Perché è già avvenuto. Perché ad esempio non sei sotto giudizio, perché il giudizio è già stato messo su Cristo. Quindi non sei sotto condanna, perché la condanna l'ha già pagata Gesù. E questo ci insegna a vivere una relazione con nostro Dio in maniera così rilassata, piena d'amore, piena veramente di compassione, di misericordia, di affetto, dove ogni volta che noi andiamo per pregare, per stare con Lui, diciamo non mea culpa, ma Padre nostro. Amen. So che ci dovete riflettere parecchio su queste cose e vi lascio tempo per riflettere su questo, ma ricordatevi quello che vi ho detto nell'introduzione: non possiamo cercare di costruire tutto un discorso sul messaggio di oggi senza avere tutte le fondamenta che abbiamo posto in un mese. Amen. Riprendete i messaggi, ricostruite, meditate e il Signore vi darà grazia di poter comprendere quello che stiamo insegnando oggi.
In questo contesto andiamo adesso in 1 Corinzi 5:5 e adesso le cose non miglioreranno, peggioreranno, ma adesso le capirete. 1 Corinzi 5:5 l'apostolo Paolo parla a un credente nella chiesa di Corinto e dice: ho deciso che quel tale sia dato in man di Satana a perdizione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù Cristo. Attenzione, perché questo è il contesto dove mettere la scrittura, che molte volte è una scrittura di non facile interpretazione. Paolo prende un credente nella chiesa che si sta comportando male e decide di darlo in man di Satana. Ma non finisce lì, aggiunge: affinché lo spirito sia salvo. Cosa sta dicendo? Torniamo a questo episodio. Questa persona, dice Paolo, non ha fatto solo una cosa e basta, ma si sta comportando con un'attitudine tale che sta inquinando tutta l'anima, sta inquinando tutto il suo corpo con le azioni conseguenti, e se va avanti così, se continua così, lui può anche rinnegare ciò che Gesù ha fatto per lui, e quindi il peccato può entrare anche nel suo spirito. A questo punto Paolo arriva a dire questo: è meglio che una persona perda la salute e in seguito la vita prima che il peccato da qua entri nel suo spirito e perda la salvezza stessa. A questo punto, attenzione, la domanda è: questa situazione dove Paolo dice che quel credente sia dato in mano di Satana affinché il suo spirito sia salvo, è un giudizio di condanna o è grazia e misericordia? Ci siete? Non è condanna. Paolo lo sta dando in mano di Satana per grazia, affinché il suo spirito sia salvo, prima che la condizione di questo credente si inquini talmente tale che lui si allontani da Dio e rigetti la salvezza. Allora Paolo lo lascia libero, gli toglie la copertura spirituale, dice: vuoi andare avanti così, vai avanti così, non c'è più protezione per te. E a questo punto il diavolo può venire tranquillamente e rubargli la salute, rubargli la gioia, rubargli la pace, la tranquillità, addirittura arrivargli a rubargli la vita. Quindi questa persona muore fisicamente, ma lo spirito resta salvo, perché il peccato non è entrato nel motore. È in questo contesto che potete leggere questa scrittura adesso e poterla interpretare. Ci siete? Quindi, un altro episodio che posso mostrarvi: Adamo ed Eva vengono cacciati dall'Eden. Che cosa sembra? La condanna di Dio. Domanda: Adamo ed Eva erano eterni. Se avessero continuato a vivere eternamente nel peccato, ci poteva essere salvezza per loro? E questo è il motivo per cui Dio prende Adamo, prende Eva e li fa uscire da Eden, affinché loro non vivessero più cibandosi dell'albero della vita e quindi vivere eternamente nel peccato, ma potessero ricevere in seguito salvezza mediante la redenzione e quindi la copertura del sangue. Ecco perché Dio ha ucciso gli animali, eccetera, eccetera, eccetera. Domanda: quando Dio ha mandato fuori dall'Eden Adamo ed Eva, li ha condannati o li ha graziati? Noè, l'intera umanità è tutta contro Dio, tutta nel peccato, salvo Noè e la sua famiglia. 8 persone in tutto vengono salvate all'interno dell'arca.
8 persone su tutta l'umanità della faccia della terra. La Bibbia dice che 8 persone si salvano e da 8 persone Dio ristabilisce la generazione umana su tutta la faccia della terra, su tutto il pianeta Terra. È una condanna il diluvio, in apparenza. Perché Dio dice, io giudico la terra e manda il diluvio e tutte le persone che si sentivano buone ma non sono entrate nell'arca sono tutte morte con la loro bontà. Il motivo per cui sono morte, pur considerandosi a posto con Dio, perché io non faccio nulla di male, ma sono morte tutte, sembra una condanna. Domanda, ancora una volta ve la faccio a voi, questo è stato un giudizio o la misericordia di Dio? La misericordia di Dio, perché se si fossero inquinati anche queste 8 persone, tu e Dio non saremmo qui oggi. Vedete com'è facile interpretare il modo di Dio come giudizio, condanna e punizione, quando invece era la grazia di Dio e la misericordia di Dio e l'amore di Dio che si stavano muovendo in favore di tutta l'umanità. Ecco perché vi dico, riflettete su queste cose, ragionate su queste cose, cercate di capire queste cose, perché sono molto importanti le cose che abbiamo insegnato oggi. Amen. Un'altra scrittura che mi fermo qua. Andiamo avanti invece e cerchiamo di comprendere che cos'altro ha fatto la nostra relazione con Dio come padre. Importantissimo. Io non sono più io, Cristo vive in me, quindi vuol dire che io ho una nuova natura. Quale? Quella divina, la natura del cielo. E andiamo in Seconda Pietro e andiamo a vedere l'importanza di chiamare Dio Padre nostro. Perché se non lo chiamo Padre, allora vuol dire che io non ho una natura divina. Vuol dire che ancora non sono nato di nuovo. Ma se Dio è per me papà, allora io sono di natura divina. Non stiamo dicendo che noi siamo Dio, stiamo dicendo che siamo figli di Dio e come tali abbiamo la natura di Dio. Dove sta scritto questo? Esattamente in Seconda Pietro capitolo 1. Versetto 3 e 4. Poiché la sua divina potenza... Di chi è questa sua divina potenza? Di tuo padre, nel cielo. La sua divina potenza, la potenza di papà, ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate tutte le preziose e grandissime promesse. Notate, la sua divina potenza, cioè la divina potenza di papà, di Dio Padre, mi ha donato tutte le cose, dite tutte, tutte le cose, tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. Guarigione, gioia, pace, salute, benessere, prosperità, tutte le cose mi sono state donate da Dio, le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo di che cosa? Della conoscenza di colui che ti ha chiamato. Se tu conosci male Dio, tutte queste cose che Lui ha provveduto per te non le riceverai. Le cose si ricevono per mezzo della conoscenza di colui che ti ha chiamato dalle tenebre alla luce. Quando conosci colui che ti ha chiamato come Dio, allora riceverai tutte le cose da papà. Amen. Se non conosci papà come agisce, tu non riceverai tutte le cose che lui vuole darti,
Perché si riceve per mezzo della conoscenza di colui che ci ha tirato fuori dalle tenebre, ci ha portato nella luce, ci ha tirati fuori dalla menzogna, ci ha portato nella verità. Ecco perché è importante conoscere Dio come papà, perché se lo conosci nella maniera sbagliata e ti aspetti il giudice, ti aspetti colui che ti bastona, ti aspetti colui che mette le malattie, ti aspetti che colui che ti ruba la gioia, ti sta rubando i soldi, ma la Bibbia non parla in questo modo di nostro padre, sta parlando del diavolo. È il diavolo che viene per rubare, ammazzare, distruggere. Dio ha detto, io vengo, parole di Gesù, ed infatti ha mandato Gesù per darci che cosa? La vita e darcela in, dite abbondanza. Io conosco i pensieri che ho per voi, dice Dio, e sono pensieri di pace, per darvi un futuro e una speranza. Quindi non siate disperati, non siate persone le quali mancano di speranza. Il mondo è disperato, noi abbiamo una viva speranza. E consiste nella nostra fede, in ciò che Gesù ha fatto, ha promesso ed è potente da mantenerlo ora, oggi, in questo momento. E questo è il motivo per cui abbiamo potuto pregare per ricevere segni, prodigi e miracoli oggi in chiesa, in funzione di tutte le cose delle quali vi sto insegnando oggi, perché è un nostro diritto. E non ho bisogno di andare da Dio a dirgli tu devi. Perché? Perché l'ha già fatto. 2000 anni fa lui doveva fare una cosa e il devo l'ha già risolto. Quando ha detto io devo mandare uno di noi per portare la salvezza sulla terra? E Gesù ha detto vado io. Lui è venuto sulla terra ed è diventato il nostro Salvatore. Dio non deve fare più niente, è tutto fatto attraverso Gesù. In Cristo adesso io ho una natura divina. Io so che se andiamo in vacanza insieme e mangiamo insieme, dormiamo nella stessa casa, vedrete i miei difetti e io vedrò i vostri. Possiamo vedere le debolezze gli uni degli altri, ma questo non cambia il fatto che ho una natura divina. Tu puoi vedere i peccati di una persona, ma questo non cambia il fatto che la sua natura è senza peccato. Prendetela questa cosa. Il fatto che tu vedi un mio difetto non toglie da me l'autorità di pastore. E il fatto che io vedo in te un peccato non toglie in te l'autorità di figlio. Qui ci voleva un bel applauso. Non tanto al predicatore, ma al fatto che noi siamo figli amati. Non è un applauso al predicatore, ma è un applauso all'amore incondizionato di Dio. Se Dio si dovesse soffermare qua, il suo amore sarebbe condizionato dal tuo peccato. Ma la Bibbia afferma che l'amore di Dio per te è incondizionato. Stiamo dicendo il tuo peccato non può condizionare Dio. Perché non può condizionare Dio? Perché Dio ha una relazione con te da spirito a spirito. Sapendo questo, non è che possiamo danzare di gioia dicendo, ah beh allora, posso peccare quando voglio. No, perché comunque l'errore resta. E quindi la tua relazione non è più trasparente con Dio. È chiaro
che io voglio il meglio della mia intimità con Dio, per questo rifiuto il peccato, rigetto il peccato, non sono più schiavo del peccato, ma a volte si sceglie di peccare. Quindi la condizione qual è? Non la voglio, non mi piace che ci sia una relazione fra, non so, fra me e mia moglie, sapendo che c'è qualcosa che la sta rovinando e disturbando. Quello che cercherò di fare è che se il suo tempo, le 24 ore della sua giornata sono assorbite da 13 ore dall'uso del computer, glielo tiro via. Non è così, è un esempio che sto facendo. Cioè si cerca di togliere tutto ciò che può rubare la nostra intimità con Dio come padre. E questo è il motivo per cui ci allontaniamo dal peccato. Questo è il motivo per cui ci allontaniamo dal vizio. Non siamo più schiavi, però è vero che se il nostro spirito è puro, è vero anche che la nostra anima si deve rinnovare ogni giorno per mezzo della parola di Dio. Per cui è vero che sono stato lavato dal sangue di Gesù, ma è vero anche che il peccato torna a bussare e quindi di conseguenza i miei pensieri, le mie azioni mi sporcano. E quindi ho bisogno di pulire l'ascensore, ho bisogno di togliere il pennarello dalla cabina, cioè dal mio corpo, e ho bisogno di togliere i mozziconi dalla mia anima, via, ripulire tutto. Perché? Perché voglio che sia un ambiente sano, salubre, dove una persona entra e si sente bene per andare avanti in altro, entrare alla presenza e uscire. E noi siamo benedetti nel nostro entrare e nel nostro uscire, nella città e nella campagna, e in tutto ciò cui metteremo mani. E questa è l'attitudine che noi dobbiamo avere. Quando invece il peccato viene innanzitutto per accusarti, perché il diavolo non fa altro che accusarti quando tu pecchi. Quindi stai dando spazio e vantaggio all'avversario che non potrebbe avere sulla tua vita, ma ce l'ha perché tu gliel'hai dato, non perché Dio vuole. Quindi ogni volta che pecchiamo noi facciamo spazio al diavolo. E quando noi pecchiamo e tu sai quello che hai fatto, perché lo sai adesso, perché sei stato pulito da tutti, quindi tu sai quando stai sbagliando e hai coscienza di sbagliare, la Bibbia dice che c'è qualcuno che ti accusa, ma non è lo Spirito Santo. Il diavolo è l'accusatore dei fratelli. Lo Spirito Santo, dice la Bibbia, viene per convincere di errore, non per accusarti dell'errore. E questa è un'altra cosa della natura di Dio straordinaria. Lo Spirito Santo non accetterà mai il tuo peccato o il tuo vizio, mai lo vuole togliere, e vuole che tu lo riconosca, perché lui non vuole venire da te a dirti hai fatto questo, perché non lo farà mai, non è nella natura di Dio. Non è lui l'accusatore dei fratelli, è il diavolo l'accusatore dei fratelli. Quindi quando noi pecchiamo, lui si aspetta che andiamo da lui e che riconosciamo questo, non perché non è già stato perdonato, ma perché non vogliamo nulla che possa interferire nel nostro amore, nella nostra passione, nei confronti fra Dio e noi, noi e Dio. E non vogliamo dare spazio al diavolo di accusarci quando sbagliamo, e non vogliamo dare spazio al diavolo di farci ammalare o di creare problemi nella nostra vita, perché tutto il tempo che noi gli doniamo è tutto il tempo che lui approfitta per farci del male. E questo è il motivo per cui noi dobbiamo riconoscere l'errore. Non per ricevere un perdono che hai già ricevuto, ma per non permettere al diavolo di metterti sotto condanna e di accusarti. O peggio. Amen. Alleluia. Ci siamo? Non pensate di capire tutto oggi. Prendete questo materiale, studiate, approfondite, meditate. Seconda Pietro dice, capitolo 1, versetti 3 e 4, poiché tutta la divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono, quindi donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati
mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate grandiose e grandissime promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina. Notate adesso, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo, cioè noi siamo diventati partecipi della natura divina nello stesso momento, cioè dopo che abbiamo lasciato la natura di peccato e siamo entrati nella natura di Dio. Quindi io adesso ho una natura divina. Una volta il termine divino era dedicato agli imperatori. L'imperatore era divino per i romani. Lo sapete? Gli imperatori erano divini, si consideravano delle divinità. Perché il cristianesimo all'origine è stato attaccato dai romani, dall'impero romano? Per questo motivo, perché l'unico divino era Dio. Quindi quando l'imperatore si è fatto divino, non potevano conciliare le due divinità. O è divino l'imperatore o è divino il tuo Dio. Ed ecco perché è nato lo scontro fra il cristianesimo e l'impero romano. Ma la Bibbia dice che noi abbiamo una natura divina. Com'è possibile questo? Per mezzo dello Spirito Santo che è venuto a vivere in noi. Da quel momento, da quando siamo nati di nuovo, noi siamo persone con la natura divina. Perché Dio è divino, noi facciamo parte della famiglia di Dio divina e pertanto siamo figli divini. E quindi non è più un attributo agli imperatori, ma è diventato nel Nuovo Testamento l'attributo ai figli del Re dei Re e Signore dei Signori, alla Chiesa. L'attributo divino era solo per gli imperatori, oggi è per persone come te e come me. Noi siamo persone divine, dalla natura divina, e non è solo l'attributo dedicato agli imperatori romani, a Caino, chi è? Mi venivano in mente i nomi, Romolo, Remo, Numa Pompilio, Tullio Stilio, Anco Marzio, Tarquinio I, Tarquinio II, non è più per loro e basta, ma è per noi. Il titolo di natura divina è nostro, appartiene alla Chiesa. Perché lo Spirito Santo ci ha fatto notare che quel canto poteva essere modificato. Perché è vero che abbiamo autorità e vittoria in Dio, ma non basta. La maggior parte del tempo di Dio è convincere te che tu hai autorità per mezzo della parola di Dio e hai vittoria per mezzo della parola di Dio. Non è un attributo solo di Dio, è un attributo di Dio e dei figli di Dio. Ecco perché abbiamo autorità e vittoria. Però noi guardiamo molto di più alle condizioni che offuscano questo, perché basta fare così e tu offuschi l'opera di Dio, ma l'opera di Dio rimane lo stesso, solo che sei più concentrato sul peccato, sei più concentrato sulla malattia, sei più concentrato sulla mancanza dei soldi, e quindi il diavolo ti farà e metterà sempre la tua attenzione, ingrandirà e ti metterà proprio la lente di ingrandimento sulle mancanze. E invece di prendere del tempo sulle mancanze, perché non prendi del tempo guardando la gloria di Dio che è in te? Perché non guardi l'autorità che è in te? Perché non guardi alla parola di Dio che è in te? Perché non guardi allo Spirito Santo che è in te? Perché non guardi alla potenza di Dio? Perché non guardi all'unzione? Perché non guardi che hai ricevuto potenza quando lo Spirito è venuto su di te? Perché siamo più concentrati a guardare queste cose? Ma chi è che sta mettendo l'attenzione su questo? Ora lo Spirito di Dio sta togliendo l'attenzione, perché? Non perché sta dicendo il peccato non esiste, il peccato esiste e produce dei danni nell'umanità, ma perché sta dicendo è molto più importante l'opera che io ho fatto che non che quello del diavolo che ha fatto, e stiamo ingigantendo l'opera del diavolo e sminuendo l'opera di Dio. E io voglio ingigantire l'opera di Dio in me, ma non perché viviamo in una chiesa che dice, oh, ma noi non vinciamo sempre, non perdiamo mai, noi non sto dicendo questo,
Sto portando il giusto equilibrio della natura di Dio in te. Non siamo fanatici, siamo gente della parola però. Quindi non permetto al diavolo di offuscare l'opera di Dio, di dedicare più tempo. Quindi non passerò ore e ore a confessare i miei peccati a Dio. Mi ricordo di più del perdono di Dio che è una redenzione eterna passata, presente e futura. Mi dedico di più a ciò che Dio ha fatto attraverso Cristo Gesù. Mi concentro a pensare a quelle cose. La Bibbia non dice di pensare alle cose di laggiù, ma di pensare alle cose di lassù. Le cose di laggiù sono peccato, sono morte, malattia, povertà, mancanza, tribolazioni, bisogno. Ma le cose di lassù cosa sono? Gioia, pace, abbondanza, amore, felicità, potenza, regalità, dignità. La Bibbia dice pensate a quelle cose, non a quelle cose, ma a quelle cose. È uno studio, stiamo studiando oggi. La religione ti tiene al di qua del velo. La relazione ti porterà fra le braccia del Padre. Di che velo sto parlando? Cos'è il velo? Se non me lo dite non avete capito questa affermazione che ho appena fatto. Cos'è il velo? Ok, Chiesa, ascoltate. Vedete, a volte diamo per scontato delle cose, non si possono dare per scontate. Mi prendete per cortesia un lenzuolo, qualcosa che c'è lì dentro in quella stanza? C'è un lenzuolo, qualcosa? Prendetelo. Ok, prendi un lenzuolo. Bravo, vieni qua. Due persone, due maschi, veloci. Uno c'è, un altro maschio. Qua, via. Ok, e uno qui davanti. No, vieni anche te, Ale. Voi fate, io spiego. Qua, mettiti qua. Allora, attenzione, perché non andrete a casa finché io non finisco il messaggio oggi. Okay? L'uomo tripartito, spirito, anima e corpo. Amen. Il tabernacolo che Dio ha fatto costruire a Mosè e il tempio che venne costruito in seguito da Salomone erano divisi in tre parti: cortile, luogo santo, luogo santissimo. Okay? Questo è il tempio. Cortile, potevano entrarci tutti e fare le loro cose. Luogo santo, potevano entrarci solo i sacerdoti e avere accesso alle cose sacerdotali, tavola dei pani, candelabro, tavola dei pani, l'altare dei profumi, tutte queste cose qua. Qui dentro ci poteva entrare solo il sommo sacerdote, qui dentro, nel tempio, dove c'era l'arca non di Noè, ma dell'alleanza con dentro la legge. In questo posto poteva entrarci una sola volta il sommo sacerdote, una sola volta all'anno, e doveva entrare nel modo giusto, avere in mano del sangue, perché se non aveva in mano del sangue col quale poteva coprire i peccati, la sua presenza moriva all'istante. Come peccatore non poteva entrare nella presenza di Dio. Quindi, quando il tempio venne costruito e quando il tabernacolo di Mosè venne costruito, fra il luogo santo e il luogo santissimo c'è qualcosa che viene chiamata velo. Allora, no, Ale, di qua, tu devi fare uno che entra. Allora, questo è il tempio, va bene? Qui c'è l'arca dell'alleanza, eccola qua. Questa è l'arca dell'alleanza. Qua c'è l'arca. Qui dentro ci sono le tavole della legge. Ivan, scusa, poi mettiamo a posto. Qui ci sono le tavole della legge. Era importante arrivare in questo posto perché qui era il luogo della propiziazione, quindi del perdono, della misericordia, della bontà di Dio e delle benedizioni di Dio. Si doveva arrivare qua in tutti i modi. Allora, o sfondi questo e quindi diventa la religione, tutto ciò che noi cerchiamo di fare per sfondare è religione. Gesù, o meglio, Dio Padre, decide di mandare Gesù. Aspetta, fatemi vedere. Qua no, qua no, qua no. Qua si può. Fate così, prendi così. Anzi,
al contrario, così, tenetela così, grazie. Allora, questo è quello che sta succedendo. La presenza di Dio era separata, quindi l'uomo non poteva entrare nella presenza di Dio perché c'era questo velo. Questo velo, in un altro contesto, viene chiamata cortina. Quindi noi, uomini, dovevamo entrare in quel posto per avere la misericordia, il perdono di Dio, la benedizione di Dio. Se non si entrava là, mancava qualcosa. Allora, ecco che ogni tentativo umano genera una religione, perché il tentativo umano di arrivare nella presenza di Dio è religione. Quindi Dio ha detto: no, non facciamo così. Il giorno in cui Gesù è morto in croce, la Bibbia afferma che la cortina del Tempio si è squarciata non dal basso all'alto, ma da cima a fondo, e da quel momento tutte le persone possono entrare nella presenza di Dio e ricevere tutto e chiamarlo papà. La religione voleva fare quello che solo Dio poteva fare. Dio l'ha fatto. In Cristo ha compiuto tutto pienamente. Alleluia. Ed è da quel giorno, da quel momento in poi, chiunque entra alla presenza di Dio, lo chiama papà, ricevendo Gesù come proprio personale salvatore, ha una natura divina. Alleluia. La religione ti tiene al di qua del velo, non dimenticatevelo mai. La relazione con papà, la relazione con Dio, ti porta fra le braccia di papà. E dove c'è papà, c'è tutto. C'è tutto. Un'altra affermazione. La religione vi porta a dire: sì, la faccio io questa cosa. E poi non la fai, però tutti hanno sentito, tutti hanno visto. La relazione col padre ti porta a dire e a fare le cose. Quindi la religione ti porta a metterti in mostra. La relazione ti porta a vivere in una condizione tale che quello che dici è quello che fai. La religione ti porta a dare. Venire sabato lì a pulire il fosso per metterti in mostra davanti agli altri, perché adesso che io l'ho detto pubblicamente, attenzione come scatta il pensiero dell'uomo: se non vengo sabato, che cosa penseranno gli altri uomini di me? E se tu vieni con questo pensiero, non stai venendo per l'amore del Padre, ma stai venendo per paura di giudizio. E a volte noi andiamo alla presenza di Dio per paura di giudizio e non per l'amore del Padre. Cosa penseranno gli altri? Quindi la religione ti porta a dare per metterti in mostra. La relazione col padre ti dà senza aspettarsi nulla in cambio. Cioè, chi ha una relazione col padre si dà senza aspettare nulla in cambio. Lo fa per amore. La religione fa della preghiera un atto meritorio. Oh, che bravo sono stato, ho pregato proprio bene. Una volta c'era la pubblicità: oh, che bravo sono stato, posso fare anche il bucato? E tutte le donne: sì, fallo. Oggi non si dice più così, oggi si dice: oh, che bravo sono stato. Ok? Oh, che bravo sono stato, come atto meritorio. Che bravo, come prego bene. Guarda, mi hanno sentito tutti. Però intanto la preghiera non riceve risposta da Dio. Ma la relazione col Padre fa della preghiera un atto di comunione. Non vado a Dio perché ho bisogno di ricevere sempre. Vado a Dio perché io voglio avere comunione con Lui, perché Lui vuole avere comunione con me. E comunione vuol dire stare insieme. Dio vuole stare insieme con te, non per quello che fa, ma per quello che è. Non perché è Dio, ma perché è Padre. Ecco perché quando ha detto: Signore, insegnaci a pregare, Gesù non ha insegnato Dio nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome, ma ha insegnato Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome. Alleluia.
Non ho finito, siamo a metà messaggio. Che ore sono? L'una. Voi giovani nella fede in questa chiesa non siete abituati alle mie predicazioni, ma gli anziani di vecchio stampo sanno che io quando parto, predico mediamente 2 ore, poi hanno iniziato a dirmi è un po' troppo, ci sono le persone nuove, oggi non avrò misericordia per i nuovi. A meno che la parola non vi abbia stancato. Vi ha stancato la parola di Dio? La relazione col padre è anche, sarò breve, perché questo soggetto è uno dei più entusiasmanti, comunicazione divina. La comunicazione divina consiste nel parlare in altre lingue. Quando tu entri a far parte della famiglia di Dio e ricevi lo Spirito Santo in te, uno dei doni che apre la porta alla manifestazione del soprannaturale è parlare in altre lingue. Quando parli in altre lingue, cosa stai facendo? Molte persone ancora non hanno la risposta a questa domanda. Voglio solo parlare di questa cosa e basta, non è il soggetto che mi interessa oggi, ma il rispondere a questa domanda. Prima Corinzi 14, versetto 1 e 2, dicono: desiderate l'amore, cercate ardentemente i doni spirituali, ma soprattutto che possiate profetizzare. Poi dice, versetto 2, chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio. Dite, io parlo in altra lingua a Dio. Quindi quando noi parliamo in altre lingue, a chi stiamo parlando? Perfetto. A questo punto, Prima Corinzi, capitolo 2, versetto 7. Guardate che bello. Noi parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero, che Dio ha preordinato prima dell'età per la nostra gloria, che nessuno dei dominatori di questa età è conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto? Le cose che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Per cui quando io prego in lingue ho una comunicazione continua con Dio. Che cosa ricevo? I misteri. Quindi pregando in lingue vengo a conoscenza di ciò che non conosco. Mi viene rivelato ciò che ancora io non conosco ed è un linguaggio divino proprio perché faccio parte della famiglia di Dio. E a questo punto Prima Corinzi capitolo 14 versetto 14 dice: se io prego in altre lingue, il mio spirito ben prega. Dite ben prega. Chi è che sta pregando il mio spirito? Chi è che ben prega il mio spirito? Dio, giusto? Chi è Dio? Padre. Quindi ogni volta che io prego in altre lingue, io prego una buona preghiera al Padre. Pregare in lingue è una buona preghiera rivolta verso il Padre. Comunicazione divina. Richieste divine. Giovanni, capitolo 16, versetto 23. Io vi sto dando tutte queste cose, prendendo un pochettino più di tempo, sapendo che tutto è registrato. Quindi vi voglio lasciare tutto il materiale da poter approfondire, senza averlo a rate, ma tutto in questo messaggio. Giovanni 16, versetto 23. Gesù parla e dice: in quel giorno non mi farete più alcuna domanda, in verità vi dico che tutto ciò che domanderete al nel mio nome, egli ve lo darà. Come si domanda? Quando ho bisogno di ricevere qualcosa dal cielo, Gesù ha insegnato che si domanda non a Dio, ma al Padre. Al Padre
nel mio nome, dice Gesù. Quindi l'unico mediatore fra Dio e l'uomo non è Maria, non sono i santi, non è Padre Pio, è Gesù. Amen. Gesù ha insegnato questo. E quindi togliamo via tutti gli intercessori e ne teniamo uno solo, Cristo, l'unico intercessore verso di noi. Amen. Quindi quando io chiedo qualcosa, la devo chiedere a chi? Qual è l'attitudine? Mi rivolgo a Dio o mi rivolgo a Papà mio? Mi rivolgo a Papà mio. Vedete, cambia tutta la preghiera. Mi rivolgo a mio papà. La mia attitudine cambia. Quindi non mi rivolgo verso un legislatore, ma mi rivolgo a un padre pieno d'amore. Quindi vado da mio padre, nel nome di Gesù, e egli ve lo darà. State chiedendo qualcosa? Un lavoro? Una casa? Un marito? A chi si chiedono queste cose? A Berlusconi. Ma che a Berlusconi? A papà. Chiedere al padre nel nome di Gesù ed egli ve lo darà. Le finanze di Berlusconi sono limitate. Le finanze di mio padre e tuo padre sono illimitate. Amen. Perché? Domanda. Perché? Io chieditelo. Signore, ma perché io devo chiedere al padre nel nome di Gesù? Chiedilo. Vai in Giacomo capitolo 1. Giacomo capitolo 1. E diamo la risposta a questa domanda. Mi piace fare domande. Versetto 17. Perché ogni buona donazione, ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. Sta dicendo: quello che ho detto lo faccio, quello che ho detto di darvi ve lo do. Ogni buona donazione, ogni dono perfetto vengono dall'alto, dal Padre, nel nome di Gesù, discendono dal Padre dei lumi. Selene, dov'è? Le stelle luminose, piene di calore, emozionanti. Vai oltre, guarda il Padre dei lumi. Il Dio Padre è la straordinaria illuminazione, è il padre di ogni lume, cioè è il padre delle stelle del cielo, è il padre della luna, è il padre del sole, è il padre di ogni gloria che splende dentro di noi. Amen. Alleluia. Padre dei lumi, padre dell'universo splendente. Nostro padre è il padre dell'universo splendente. Ecco perché c'è potenza che opera in noi efficacemente. Potenza che opera in noi efficacemente per mezzo della natura di Dio. Alleluia. Concludo. Giovanni capitolo 14. La scrittura dice: nella casa del Padre mio, nella casa del Padre, nella casa del Padre, Padre nostro. E io lo so, Dio, che tu hai una casa. E io? Qual è la mia casa? Giovanni capitolo 14. Non ti lamentare, in cielo non andrai in affitto, non c'è da pagare l'affitto tutti i mesi, nemmeno le spese condominiali, nemmeno le bollette, nemmeno le rate, niente. Gloria a Dio, ha pagato tutto Gesù per noi. Giovanni capitolo 14 versetto 2. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, e anche la mia, dillo, è anche la mia. Perfetto. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto, e quando sarò andato, c'è andato, e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Allora, attenzione,
nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Ma dove abita Dio? Nel palazzo del trono. Accostatevi al trono della grazia per ricevere aiuto al momento opportuno. Dov'è che vive un re? In un palazzo. Dov'è che Dio ci sta costruendo qualcosa di meraviglioso? Nel luogo del trono. Nel luogo del trono. È proprio lì che Dio ci sta preparando un posto. Ebrei 11:6 e concludiamo con questa scrittura. Voglio farvi vedere tutti gli aspetti di questo Padre meraviglioso, affinché la vostra vita cambi da questa predicazione. Io voglio che la vostra vita cambi, la vostra relazione nella preghiera cambi, la vostra vita cambi, la vostra relazione con Dio cambi in papà. Ebrei 11:6. Voglio mettervi queste scritture nel contesto nel quale stiamo insegnando. Or senza fede è impossibile piacergli. Perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Chi? Un padre. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è Padre nostro, mio padre. Io mi accosto a Dio credendo che è mio padre. Lo vado a trovare perché è mio padre. Voglio stare con lui perché è mio padre. Lo amo perché è mio padre. Non perché posso ricevere tutto quello che gli chiedo, ma perché è mio padre. E siccome è mio padre, posso anche ricevere. Ma l'attitudine giusta è andare a lui. E attenzione, ve lo mostra proprio questa scrittura. Senza fede è impossibile piacergli. Se non hai fede che Dio è papà per te, è inutile che ti accosti a Dio per ricevere. Non riceverai. Non riceverai, perché non hai la conoscenza giusta per poter ricevere. Ma chi si accosta a Dio senza fede, o senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio devi credere che Egli è papà, e che papà, cioè che Egli è il papà, è il rimuneratore di quelli che lo cercano, cioè il ricompensatore di quelli che lo cercano. Cioè che cercano papà. Lui è ricompensatore, ma l'attitudine non è cercare Dio perché ti ricompensa, ma lui è ricompensatore, cioè rimuneratore di quelli che lo cercano. Chi è che lo cercano? Cercano chi? Lui. Chi è? Papà. Se tu cerchi papà, lui sarà per te il rimuneratore di quelli che lo cercano, non di quelli che cercano la remunerazione, ma di quelli che cercano Lui. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le cose vi saranno sopraggiunte. Si cerca prima papà e poi la mano di papà. Si cerca prima il cuore di papà, i pensieri di papà, la passione di papà, l'esempio di papà, e dopo ci sarà anche la mano e la tasca. Amen? Dio vi benedica. Alziamoci in piedi. Alleluia.